Noi abbiamo ricevuto nel battesimo la luce di Cristo. Questa luce di Cristo che brucia, arde nel nostro cuore, spinge a fare questa missione nostra. Senza questa luce nel nostro cuore, noi non avremo fatto, non faremo mai niente. E quindi, quando parlavano questi due discepoli di Emmaus, non lo so se vi ricordate questo episodio, è molto bello perché faccio una piccola breve sintesi è Gesù morto, tutti sono dispersi, scappati di qua, Pietro è andato a chiudere nella sala, Salomone con i discepoli piangendo e pregando, tremavano perché uscire fuori dalla stanza, morì, cioè, uccidevano tutte queste cose qua. E quindi in questa situazione questi due discepoli di Emmaus venivano da lontano, cioè tornavano alle loro case. Solo uno il nome è scritto, l'altro non è scritto. Da tutte le mie colpe, purificami da ogni mio peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Sorella Luna, la